Ciao a tutti, oggi prepareremo il semifreddo alla Nutella e riso soffiato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 8 ore di riposo in freezer. Gli ingredienti sono panna fresca, zucchero semolato, caffè solubile, caffè espresso, riso soffiato e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa riposizioniamo la panna in freezer che ci servirà ben fredda per montarla. Per questa ricetta utilizzeremo dei coppapasta che li abbiamo posizionati su un vassoietto rivestito con carta da forno e all'interno di ogni coppapasta abbiamo messo dei foglietti di acetato. Se non doveste avere dei coppapasta potrete utilizzare degli stampini per muffin in silicone. Iniziamo la ricetta posizionando sul fondo di ogni coppapasta uno strato di Nutella. Dopo aver formato le basi in tutti i coppapasta, adesso li posizioniamo in congelatore e passiamo a preparare la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Posizioniamo la farfalla, abbiamo ripreso la panna dal congelatore, la versiamo all'interno del boccale, chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. Trascorso circa 1 minuto e mezzo, la panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola capiente. Aggiungiamo alla panna il caffè solubile. Iniziamo a incorporarlo con movimenti circolari dal basso verso l'alto. E aggiungiamo anche il caffè liquido. Adesso posizioneremo la crema nei nostri coppapasta. Riprendiamoli dal congelatore. Ci aiutiamo con un cucchiaio e posizioniamo la crema. Ci proseguiamo così per tutti gli altri. Riponiamo il tutto in freezer. A questo punto mescoleremo il riso soffiato con il resto della Nutella. Trasferiamo il riso soffiato in una ciotola più grande. Versiamo la Nutella. Con l'aiuto di una spatola mescoliamo il tutto. Dopo aver amalgamato, riprendiamo dal congelatore i nostri coppapasta e andiamo a posizionare il riso soffiato all'interno di ogni coppapasta. E proseguiamo così sino a completare tutti i coppapasta. Una volta completati, riponiamoli in congelatore per una notte o per almeno 8 ore.
Trascorso una nottata, abbiamo ripreso i semifreddi dal congelatore, adesso li rimuoveremo dagli stampi e li serviremo. Semifreddo alla Nutella e riso soffiato. Grazie e alla prossima ricetta!